Beh, ci aspettiamo innanzitutto che il governo scopra le carte e naturalmente se questo avverrà e se questi passaggi che il governo vorrà fare non indeboliscono la funzione del Parlamento e la funzione del Presidente della Repubblica, noi siamo naturalmente disponibili a discutere nell'interesse dell'Italia. Se invece si vogliono ipotizzare riforme che in qualche modo indeboliscano il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e dello stesso Parlamento, pesi, contrappesi, allora noi saremo all'opposizione. E alcune allusioni che ho sentito fare da qualche esponente della maggioranza, tipo Tajani, secondo cui le riforme le faremo anche da soli, beh, questo non è il modo migliore per iniziare a discutere. Il presidenzialismo bocciato. Esatto, il presidenzialismo per voi non è un'opzione. Vede, è veramente l'unica cosa che non si può fare, perché se c'è in Italia una cosa che funziona è l'istituto Presidenza della Repubblica, il ruolo di garanzia super partes, e ce n'è tanto bisogno più che mai in momenti tempestosi come questo. Poi il fatto che gli ultimi presidenti, da Napolitano a Mattarella, ma anche se vogliamo andare più indietro, penso Ciampi ed altri, abbiano svolto questo ruolo con particolare capacità e senso delle istituzioni e nell'interesse dell'Italia, beh, questo è, come dire, un ulteriore elemento che rafforza questa nostra posizione. Però, onorevole, non è ancora chiara la vostra di proposta. Ma la nostra è abbastanza chiara. Oggi si è riunita la segreteria, si sta riunendo con i gruppi parlamentari che si occupano di riforme costituzionali e hanno fatto già una prima valutazione. È corretto andare ad ascoltare cosa dice il Presidente del Consiglio e comunque il Governo, e però ho letto già dichiarazioni, per esempio, che vi consiglio di guardare perché sono anche autorevoli del nostro capogruppo in affari costituzionali. Insomma, la nostra posizione è chiara. Quello che non vogliamo è chiaro, ma tutto quello che serve a rafforzare i poteri del governo, ma anche i poteri del Parlamento, noi vogliamo discutere, purché non si, ripeto, non si indebolisca il ruolo del Presidente della Repubblica e il ruolo del Parlamento.